di arte e libri oggi presenta sicuramente un'opera. Prima abbiamo intervistato l'autore e cominciamo a sentire un po' di voci che abbiamo tolto dal coro generale per sentire quello che loro pensano relativamente a quest'opera, e cominciamo proprio con lei, cominciamo dall'oggi. Quindi siamo qui per presentare Operazione 1009, un libro con un'opera un po' particolare e che anche a suo modo un thriller, ma con un fine diverso da quello dei soliti, chiamiamoli così, gialli. Sì, un libro che riflette l'anima dell'autore, che è un'anima verdiana e quindi drammatica, strutturata in una maniera molto studiata, e dove addirittura la figura principale, il marchese, mi ricorda Rigoletto, anche se Giacomo è un basso, quindi lui nel Rigoletto canta sparaficino. Vero. E lei che rapporto ha con il mondo della lirica? Mi sembra un appassionato o comunque un esperto conoscitore? Beh, io i miei genitori mi fecero studiare al conservatorio, ma però quando poi mi chiedevano: ma tu hai suonato al conservatorio? Io dicevo: sì, ho suonato 3 anni, non mi hanno aperto e me ne sono andato, perché ero assolutamente negato. Avevo una passione per la musica, ma che era inversamente proporzionale al talento. Però poi il talento si è sviluppato in campi diversi, ma questo ci fa felici, e ci fa felici soprattutto di averla qui con noi oggi. Allora, è tutto da verificare, insomma, che ci sia. Secondo noi. Poi, ovviamente, c'è la tua vita, poi, no, che dà i suoi riscontri. Allora, nel parlare così anche con gli altri ospiti che sono qui stasera, mi sono interfacciata con l'avvocato Sudira e abbiamo scoperto che anche lei farà parte, proprio come autore, di questo circolo, Ius Cusando, Arte, Cultura e Libri. Mi vuole spiegare meglio, dopo di spiegare meglio le telecamere di Libri TV? Beh, di fronte a un invito dell'avvocato Antonello Sudira non si può dire di no. Quindi sì, 18 presenterò questo libro, che il titolo è Mi saluti la sua signora. Devo dire... Beh, mi stai incuriosendo, sì. La vicenda è una compagni di classe che si ritrovano a 30 anni dalla maturità ad una cena. E decidono, perché lo sanno in quel momento, di andare a trovare una loro ex compagna che si trova ricoverata in una clinica psichiatrica svizzera. Tra questi ex compagni c'è un giudice, e la comitiva si ferma per notte a Colico, che è un paese al confine tra l'Italia e la Svizzera, quasi al confine. Il giudice trascorrerà una notte drammatica, perché in questa struttura ricettizia gestita da un sacerdote ci saranno delle cose che al giudice non quadrano, e poi non posso dire altro. No, assolutamente, perché l'appuntamento è per il 18 e anche il 18 non sveleremo tutto quanto, ecco. Però ecco, mi chiedo questo: quando qualcuno che ha un talento in una professione diversa da quella dell'autore scrittore si cimenta con la carta bianca di un libro che poi viene in qualche modo scritta, ecco, che cosa prova, o meglio, che cosa scatta, che cosa motiva cimentarsi con un libro di natura narrativa, ecco, descrittiva. Cioè, quella è la moda.
Eh sì. Dunque, la molla, me lo sono chiesto per scoprire che è inconfessabile, quindi non lo so. Non siamo in un confessionale, quindi non si può dire. Allora, invece, sicuramente avrà letto... Quasi tutte le molle sono in confessionale. Sicuramente avrà letto Operazione 1009, quindi siccome siamo qui noi i primi con Liberi TV a voler dire ai nostri utenti di comprare e di leggere questo libro, godi benissimo. Il suo motivo, la sua motivazione da dire ai nostri teleutenti, comprare Operazione 1009 perché? Perché è una, è un'opera verdiana, quindi si respira, si ritrova l'ambiente, la musicalità, la drammaticità di Giuseppe Verdi, è un grande. Evviva! E noi chiudiamo proprio così.